Renzi ha fatto uno scacco matto, e questo è indubbio. Diciamo che io pensavo che facessero un eletto concordato tra lui e Berlusconi, perché avevo sottovalutato il tasso di diciamo così, di spregiudicatezza, o si potrebbe dire peggio, del presidente del Consiglio Renzi, dopo aver fatto fuori Letta, ha fatto fuori Berlusconi. E molti gioiranno dicendo ha messo in un angolo Berlusconi. Io penso che per oggi il pericolo per l'Italia non si chiama Berlusconi, si chiama Matteo Renzi, che è quello che sta guidando le politiche neoliberiste in questo paese, che ha demolito l'articolo 18 laddove Berlusconi non c'era arrivato, che sta privatizzando e che sta applicando le linee della Troica. E quindi io penso che questa elezione sia un suo successo, ma non sia un nostro successo. Noi abbiamo sempre detto che al Presidente della Repubblica ci vuole un uomo che non arrivi da dentro il palazzo, che non sia una conferma dell'attuale quadro politico, ma che riallacci il rapporto tra il paese reale, tra le persone in carne ed ossa e il palazzo. E quindi ci voleva uno da fuori, ci voleva un Pertini che arrivasse da fuori e che, come noi abbiamo detto, Rodotà, Landini, non è tanto il nome il punto, ma uno che arrivasse fuori dal palazzo. In un paese in cui metà della gente non va a votare, non è che basta fare operazioni di questo tipo per migliorare qualcosa. Qui c'è il rischio che si peggiori e quindi non considero positiva questa notizia e penso che invece sarebbe stato utile avere un uomo che appunto arrivava da fuori, un uomo o una donna.